Stavo finendo il mio corso di laurea in ingegneria aeronautica. Mi sono laureato 3 giorni dopo aver incominciato il corso, praticamente. Dopo il corso Moto Racing c'è stata un'opportunità per la Pata Junior Cup nel mondiale Superbike. A un certo punto della mia carriera ho sentito il bisogno di più di approfondire questa scienza e ho deciso di iscrivermi al Master in Race Engineering. Collaboro con MTS per quanto riguarda l'approccio che i ragazzi devono avere in pista, sia dei performance che dei master che faranno gli ingegneri di pista in futuro. Seguono gli studenti soprattutto per i lavori inerenti alla pista. Insegno sia a colloquiare con il pilota, parlare con i meccanici, analizzare i dati. Mi aspettavo appunto che vedessimo tanta teoria ma anche tanta pista e che si apprendesse lo stile di vita proprio della pista. Abbiamo visto molto analisi dati, abbiamo visto molto problematiche reali e soprattutto è stato molto importante vedere anche come loro avrebbero agito per risolvere quel tipo di problematiche. Perché io sono proprio dentro le moto, soprattutto la MotoGP, e avere Christian Pupulini, che è il capo tecnico di Miller, che è un pilota che a me piace tantissimo, per me è stato il top. Ci raccontava ad esempio degli episodi di gare che io avevo visto, di cui mi ero accorto, non so, sta succedendo qualcosa, allora poi l'analizzavamo e incominciava a fare 2+2 e capisci cosa stava succedendo dietro. Quindi più che un semplice guardare i dati è stato più un metodo di approccio a come risolvere eventuali problematiche tipiche della pista. I corsi dedicati ai meccanici e i corsi dedicati a performance e master sono comunque connessi tra di loro. I ragazzi si scoprono appunto una parte di questo lavoro importantissima, che è la trasmissione delle cose da fare, delle modifiche da fare tra personale. Il mio obiettivo in carriera è quello di diventare capo tecnico in MotoGP. Ovviamente so che non è qualcosa che può succedere dall'oggi al domani, però sicuramente sento di avere molte più basi. Diventare prima race engineer per le moto, quindi voglio comunque ancora arrivare in MotoGP e nel frattempo voglio anche fare la Dakar.